tra il pubblico degli addetti ai lavori, e chi meglio di voi può comprendere quanto sia importante cogliere quei vantaggi di natura fiscale, contabile, economica, quelle sovvenzioni e quei finanziamenti, quelle decurtazioni che poi in qualche modo permetteranno al mondo lavoro, che significa anche all'agricoltore che deve andare a vendere gli agrumi al mattino, perché sennò rischiamo di non crearlo il collegamento reale rispetto al nostro mercato principale. Palagiano, città delle Clementine, nella ZES agroalimentare. E questo è il tema dell'incontro, del convegno che si sta tenendo qui a Palagiano, un momento importante che vede la presenza dei rappresentanti dei comuni di Palagiano, Palagianello, La Terza, Ginosa, un esperto del settore come appunto l'avvocato Beppe Moro. Siamo qui con il sindaco di Palagiano, l'avvocato Lasigna. Si sarebbe potuto magari così festeggiare in piazza, ma sarebbe stato forse la festa delle Clementine, ma forse sarebbe stato un qualcosa di non veritiero, diciamo, rispetto al momento di sofferenza del comparto agricolo. E allora lei ha deciso, di concerto con gli altri colleghi sindaci e operatori del settore, di dire: ci fermiamo qui, facciamo il punto della situazione e affrontiamo le difficoltà e vediamo come uscirne. E quindi lo strumento principe che è la ZES. Esattamente così. Quest'anno abbiamo voluto celebrare il nostro momento dedicato alle clementine, alla produzione agrumicola palagianese, in una forma e in un contenuto più limitato rispetto alla festa di paese, ma che fosse invece un'occasione di incontro e di confronto all'interno della biblioteca comunale, con la presenza dei sindaci che formano l'asse della ZES agroalimentare Ionica. In effetti l'occasione è stata proprio propizia per esporre la necessità innanzitutto di ragionare di mercato agrumicolo palagianese, viste le difficoltà di quest'anno che sono state evidenti per i nostri produttori, e spiegare anche di questo nuovo passo, di questo nuovo progetto, che è il progetto delle ZES, le zone economiche speciali, che guardano a più territori, 5 comuni che si uniscono in questo percorso, con la speranza chiaramente che il bando dia ragione a questo progetto. Abbiamo avuto l'alluvione del 2003 e i soldi per i ristori dei danni dall'alluvione del 2003 sono arrivati nel 2008-2009, quindi a distanza di 5-6 anni. Quindi è importante anche che la burocrazia si snellisca un po', soprattutto nel settore agrumicolo, e poi i controlli. Io parlavo l'altro giorno con Capodiferro, con il signor Capodiferro della Coldiretti, loro le chiamano le cosiddette triangolazioni. Lei, signor sindaco, ha parlato bene di queste che vengono chiamate triangolazioni, cioè la vendita di prodotti che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, quindi parlo di Marocco. Mimmo Catucci, assessore all'agricoltura, al bilancio e quant'altro dell'amministrazione comunale di Palagiano. Il ruolo del comune a tutela del prodotto tipico, delle clementine. Quali sono state, diciamo, le doglianze, quali sono meglio le sofferenze del settore, e in che modo l'amministrazione comunale, ovviamente con gli altri soggetti, attori, protagonisti del settore, può risollevare un settore in crisi che davvero merita tanto? Sì, i problemi sono tanti in agricoltura e sono problemi che sono usciti fuori, sono usciti allo scoperto soprattutto nelle ultime due campagnate. La campagnata dell'anno scorso, 2017-18, e la campagnata di quest'anno, 2018-19. Io ricordo che l'anno scorso tanto frutto, addirittura quasi il 40% della produzione agrumicola è rimasta sugli alberi, perché il prezzo di vendita era di 10,
15 centesimi al chilo e naturalmente non conveniva agli agricoltori andare a raccogliere il frutto, quindi spendere soldi per raccogliere quel frutto, perché non realizzava in sostanza nessun guadagno. Anche quest'anno, a causa delle grandinate che hanno flagellato il territorio di Palagiano, comunque di tutto l'arco occidentale, la parte occidentale della provincia di Taranto, ci troviamo una produzione molto ridotta rispetto all'anno scorso e rispetto a quella di due anni fa. La ZES, le zone economiche speciali, per esempio, potrebbero essere una opportunità, potrebbero essere per esempio un volano per rilanciare l'agricoltura, perché i benefici fiscali della ZES, tipo credito d'imposta oppure anche lo snellimento delle procedure burocratiche, potrebbero attrarre per esempio degli imprenditori che anche agrumicoli, imprenditori che possono trasformare il prodotto, perché io ho l'impressione che noi agricoltori, gli agricoltori palagianesi, sono agricoltori che sono eccezionali nel produrre le clementine, arrancano, però hanno un po' di problemi quando si tratta invece di venderli. Quindi la ZES potrebbe essere sicuramente uno strumento, ci deve dare una mano anche lo Stato, perché sono ormai due anni che gli agricoltori stanno aspettando il ristoro del danno causato dalla calamità, dalle nevicate che flagellarono il nostro territorio dal 5 al 12 gennaio del 2017. Anche qui bisognerebbe snellire un po' la burocrazia. Noi stiamo istruendo tutte le domande penso intorno a metà gennaio, fine gennaio, andranno in regione, dopodiché verranno istruite dalla regione, dopodiché si attingerà dal fondo di solidarietà. Quindi ripeto, ci sono troppi cavilli burocratici, troppo macchinosa la macchina che poi deve essere finalizzata al ristoro del danno per quanto riguarda le calamità. Quindi c'è bisogno un po' che tutti ci diamo una mano, c'è bisogno che i comuni si uniscano per fare squadra per risolvere questa crisi agrumicola. C'è un bellissimo proverbio cinese che dice: quando il vento del cambiamento si sta alzando, non è giusto alzare muri, bisogna costruire mulini. Quella delle ZES forse è uno di questi mulini, un'opportunità che proviamo a darci per spingere questo vento del cambiamento che... Marco Orsini, assessore ai lavori pubblici e all'urbanistica del comune di Palagiano. L'importanza, il legame del prodotto agricolo, nella fattispecie le clementine per quanto concerne Palagiano e anche i territori limitrofi, come un fatto, un elemento per così dire identitario della cultura del territorio. Bene, noi come ha detto benissimo, dobbiamo puntare sul vendere non solo il prodotto, ma vendere anche il nostro territorio, vendere la cultura, il nostro patrimonio materiale e immateriale, di cui forse a volte non siamo nemmeno consapevoli. Abbiamo delle ricchezze incredibili e il nostro prodotto è un po', può diventare il ponte per aprire il nostro territorio alla comunità anche internazionale. E con le ZES noi vogliamo costruire questa relazione tra il prodotto, tra la trasformazione e il territorio, fare in modo che le ZES possano diventare un volano per attrarre capitali e per permettere insomma al nostro territorio di offrirsi come retroportualità. Quindi questo ci consente di dire che la zona economica speciale, così come è stata immaginata nella provincia di Taranto, nella quella ionica, cosiddetta interregionale, Basilicata, Puglia, quindi Lucania e Porto di Taranto, ma anche l'aeroporto di Grottaglie, leggiamo spesso insomma della possibilità, delle opportunità che stanno nascendo attorno al polo di Grottaglie, che badate bene, anche lì non è solo questione di aerospazio. Ed è, come dire, fluttuante, no? Cioè, molto spesso molti argomenti vanno poi a rimettersi tutti insieme, perché appunto non si parla solo di acciaio a Taranto, non si parla solo di aerospazio a Grottaglie, ma si parla soprattutto di agro.
l'avvocato Beppe Moro, che è il consulente legale dei comuni qui presenti, già componente della task force ZES Regione Puglia. Mi è piaciuto particolarmente del suo intervento una frase: la rivoluzione parte e nelle campagne, nelle zone rurali. Beh, certamente una iniezione di fiducia. E poi proprio i vantaggi concreti che le ZES offrono. Sì, innanzitutto ancora grazie alla comunità di Palagiano, di Palagianello, di La Tersa, Ginosa e Castellaneta, perché rappresentano quello che per me è la qualità territoriale, che è un nuovo paradigma non solo politico ma soprattutto istituzionale, perché guarda alle infrastrutture, non solo le infrastrutture materiali ma anche quelle socio-economiche, quindi anche, come dire, il capitale umano e quello ambientale. Siamo nella generazione, nella nuova era, nell'era Thunberg, e quindi è evidente che l'ambiente va visto come principio cardine. E in questo devo dire che questo territorio, che è stato ribattezzato da noi come la mezzaluna del Clementino, rappresenta davvero l'avanguardia e rappresenta davvero quella che è cosiddetta area retroportuale di un porto importantissimo. Voi immaginate il porto di Taranto, immaginatelo, o meglio, vedetelo davvero non solo come il porto, uno dei tanti porti del sud Italia, ma quello che si affaccia verso il Mediterraneo, per storia e tradizione, quindi verso il canale di Suez, ma in particolare anche con altre zone economiche speciali, immagino Tangeri. Ebbene, la zona economica speciale può rappresentare davvero per questo territorio volano di sviluppo, ma non solo di sviluppo economico, ma anche di sviluppo rurale. Ecco perché anche la Commissione europea guarda con molta attenzione e favore non solo alle zone economiche speciali ma anche alle aree rurali. È da lì che nasce la rivoluzione rurale. Se immaginiamo che appunto la Brexit, piuttosto che Alternative for Deutschland in Germania, piuttosto che il partito di destra, di estrema destra austriaco, ha vinto nelle campagne, nelle periferie delle città, ebbene è da qui che bisogna ripartire per una nuova idea di Europa. E basta leggere, come dico sempre, la norma. C'è un articolino, il 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che parla appunto delle cosiddette aree depresse, e in queste rientrano anche quelle del Sud Italia e in particolare la Puglia, e quindi possiamo immaginare una nuova forma di sviluppo ripartendo da quelle che sono appunto le relazioni istituzionali da un lato e la lettera della norma. Bene, in questo, lo diceva prima Domiziano molto bene, c'è stata una corsa da parte dei comuni inizialmente nell'accreditarsi nella zona economica speciale, ma badate, la zona economica speciale non è candidarsi alla capitale culturale europea di, come dire, del 2020, come è capitato per Matera. No, non c'è un paperone, uno zio paperone che butta i dollari e dice: bene, ora divertitevi. No, qui la ZES agroalimentare, come strumento fondamentale per lo sviluppo economico, in questa ottica un futuro migliore certamente per le clementine, usiamo questa espressione, made in Palagiano. Assolutamente sì, è una opportunità quella data dalla ZES che questi comuni di questo versante vogliono cogliere, motivo per cui si sono messi insieme per avanzare questa candidatura, perché siamo convinti che, approfittando anche dalla vicinanza al porto, questa importante infrastruttura che ci auguriamo possa veramente partire e come dire, consentire a tutto il territorio quello scatto in avanti che tutti quanti auspichiamo, questi comuni si sono messi insieme per mettere a fattore comune quelle che sono le peculiarità che possono condividere, ad esempio un importante settore agricolo che ha sempre fatto da volano all'economia di questi comuni, e per la valorizzazione, per come dire, dare maggiori possibilità quindi proprio a questo settore, si prova quindi ad avanzare questa candidatura, quindi affinché possa essere riconosciuta qui una zona economica speciale, approfittando, ripeto, del collegamento al porto. Noi ce la stiamo mettendo tutta, speriamo che le cose vadano come auspichiamo. Ecco, Presidente Gugliotti, dal suo, diciamo, osservatorio privilegiato, tra virgolette, della provincia, ecco, la necessità anche di, come dire, sponsorizzare, reclamizzare, tra virgolette, molto i nostri prodotti locali. Vediamo in altre parti d'Italia, anche per esempio in Sicilia, vengono molto pubblicizzati gli agrumi siciliani. I nostri non sono da meno. Un'adeguata azione di
marketing sarebbe davvero un'azione di marketing che coinvolga tutti i soggetti operanti nel settore, dai soggetti istituzionali ai soggetti operanti nel campo prettamente agricolo. Assolutamente sì, noi ci siamo resi conto proprio che giocare da soli questa partita, quindi i singoli comuni o la provincia, vuol dire perdere la scommessa. Invece c'è l'assoluta necessità, anche in quella che deve essere un'azione di vendita del prodotto, tra virgolette, come dicevi tu, in termini di marketing, c'è bisogno di una strategia condivisa, di una pianificazione che veda tutti quanti insieme, quindi un'unica strategia che porti... Una cabina di regia magari per... Anche, che porti quindi i nostri prodotti alla ribalta nazionale e internazionale, perché come dicevi prima non abbiamo nulla da invidiare a tante altre regioni d'Italia. Non è un zio Paperone che butta i dollari e dice bene ora divertitevi, no, qui c'è una presa di coscienza da parte delle comunità intermedie e in questo caso appunto provincia e comuni nel mettersi insieme, quindi prima scommessa mettersi insieme e fare un piano territoriale integrato. Territoriale integrato vuol dire appunto che i comuni scelgono un capofila, nel caso vostro Palagiano semplicemente perché ha una interconnessione molto più vicina rispetto al porto e quindi è area cosiddetta retroportuale rispetto ad altre aree che sono più verso l'interno e quindi, come dire, avete vinto questa prima scommessa. La seconda scommessa da vincere, una volta che io mi auguro assieme a tutti voi che appunto quest'area, questa mezzaluna, così come l'abbiamo ribattezzata con l'assessore Orsini, diventi appunto un'area ZES, la seconda scommessa da vincere è quella di fare immediatamente un kit. Gianfranco Lopane, sindaco di La Terza, certamente un momento importante quello che si è vissuto, si sta vivendo questa sera, una unione dei comuni, un fare fronte comune nell'interesse degli agricoltori, perché poi quando il sistema agroalimentare funziona, mette in campo quel giro virtuoso della piccola, media e grande economia che porta necessariamente benefici ai territori. Sì, lo abbiamo detto questa sera, è importante fare squadra fra comunità, condividere le politiche economiche del territorio, quindi tenere insieme i sindaci e spingerci anche su concetti ancora più spinti, tipo le unioni dei comuni di questo versante, ma è anche importante stare insieme agli operatori del territorio. Lo dicevo a proposito del Parco delle Gravine, i parchi e i progetti come la ZES devono rimettere al centro i produttori, gli agricoltori in particolare. Noi dobbiamo, come amministratori, dobbiamo tenere l'orecchio a terra, colloquiare con loro, cercare di condividere le strategie e le politiche, perché bisogna rimettere al centro di un sistema economico le produzioni del posto, che sono tanto richieste ma che hanno bisogno probabilmente di maggiore logistica, di maggior marketing territoriale e anche di sistemi e di fiscalità di vantaggio che con progetti come la ZES ci possono essere. Rosaria Borracci, sindaco di Palagianello, nel suo intervento ha evidenziato l'importanza della ZES, dello strumento delle ZES come mezzo per dotare gli agricoltori di strutture ed infrastrutture. Certo, noi abbiamo ragionato parlando della ZES in riferimento a quello che si poteva fare sul territorio, essendo la ZES un motivo di sviluppo in termini di strutture ed infrastrutture, per dare la possibilità a chiunque volesse venire nel nostro territorio ad impiantare una fabbrica piuttosto che un opificio, e quindi noi abbiamo pensato alla filiera agrumicola e alla filiera agroalimentare. E quindi questa quale migliore opportunità? La ZES, quella di dare l'opportunità a tutti quelli che sono nel territorio di fare quella famosa economia circolare, e cioè dall'agricoltura alla trasformazione del prodotto alla vendita nel territorio dove si produce. Una iniziativa, quella di stasera, che vede la partecipazione attiva dell'Associazione Palagiano Promozione e qui abbiamo la Presidente Michela Mignozzi. L'associazionismo insieme agli operatori del settore agroalimentare
insieme alle istituzioni in un'azione sinergica? Sì, insieme, perché solitamente Palagiano Promozione negli anni precedenti ha organizzato con l'amministrazione comunale la Sagra del Mandarino. Quest'anno abbiamo pensato che non avevamo un prodotto da celebrare, dal momento che ci sono stati vari problemi nella crisi agrumicola, e quindi abbiamo pensato comunque di tenere alto il nome di Palagiano con il Clementine, e quindi abbiamo voluto organizzare questa conferenza e invitare gli agricoltori, e quindi con l'amministrazione comunque si è parlato di Palagiano e di Clementine. L'abbiamo voluta e l'abbiamo pensata in questa maniera, innanzitutto per rispetto dei nostri agricoltori. Fare una festa in piazza festeggiando il Clementine quest'anno avrebbe potuto, forse più di ogni altro anno, rappresentare una contraddizione. Noi invece abbiamo voluto riempire un contenitore di contenuti, così come abbiamo riempito questi piccoli contenitori della nostra ricchezza e del nostro tesoro. Ecco. Quindi abbiamo voluto quest'anno celebrare la 29ª Sagra del Mandarino non sottotono, ma dando un senso diverso, un senso di incontro, confronto e approfondimento su un tema che speriamo potrà costituire davvero l'occasione che aspettavamo. Per il resto la politica continuerà a fare quello che deve fare ogni giorno, in attesa che le ZES arrivino e possano davvero costituire la grande occasione. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima.